Summertime just comes around once a year, boy. Summertime just comes around once a year. And if the sun is shining, don't you be. Ciao amici, voglio fare questa ricetta di Rita Chef della pasta sfoglia. Ecco qua, queste sono le dosi. Trovate scritto in descrizione la ricetta originale, però qui abbiamo diviso per tre, quindi una dose che basta, che so, per fare due strudel, per dire. Bene, ho preparato la farina, adesso farò la pastella. Ho seguito tutto il video di Rita, dell'amica Rita, e lei fa vedere tutti i passaggi. Io naturalmente lo farò un pochino più corto. Però se volete andate sul suo canale, ve lo metto sotto nell'info box e vi metto il link anche in alto. Potete seguire il video originale. Bene, questa è una ricetta di un famoso chef francese che Rita ha seguito in un corso. Ok, verso l'acqua piano piano fino a fare una pastella, un impasto. Ok, in questo modo. Il canale di Rita Chef è molto interessante perché ci sono tante ricette, lei ha un ristorante, quindi tutte le cose che fa, ogni tanto fa dei video bellissimi, anche di dolci stupendi. Io non avevo mai fatto la pasta sfoglia. Questa è la prima volta, così se mi viene bene almeno non la comprerò più. Non me ne vogliano le ditte che fanno pasta sfoglia e pasta frolla, però fatta in casa è un'altra cosa. Ok, l'impasto è quasi pronto, non deve essere lavorato tantissimo, eh. Ecco qua, io direi che così può andare, lo arrotondo un pochino, adesso ci farò una croce, ma non è che deve lievitare perché non c'è lievito, poi vediamo a che cosa serve questa croce. Lo mettiamo dentro la carta, dentro la pellicola e lo lasciamo riposare in frigo mezz'ora. Ok. Intanto che aspettiamo che passi la mezz'ora, metto il burro, una tavoletta di burro, vedete 2,50, così ho lasciato un po' di vuoto dietro. E piego la carta forno così. Ora lo devo abbassare perché è troppo alto, così con il mattarello, fino a formare una tavoletta, un quadrato, in questo modo. Io ho seguito tutto il video di Rita, però cercherò di rifare tutti i suoi passaggi, ma sicuramente magari non sarò troppo precisa perché mi sfugge qualcosa, è la prima volta che la faccio questa pasta sfoglia, quindi poi magari la prossima la farò meglio. Qui per esempio forse l'ho fatta troppo lunga questa tavoletta, poi vediamo. Chiudo e lo appoggio un attimo in frigo. Ho ripreso il panetto del frigo, ecco qua. Bene. Metto, spolvero un pochino di farina sotto e anche sopra. E adesso vediamo a cosa serve questa croce. Allargo i lembi, vedete dove ho fatto la croce, li allargo. Un altro po' di farina. E adesso comincio ad abbassare uno dei lembi, così prima un pochino, giro, faccio l'altro
Così. Li allargo tutti e quattro. Ok. Questo è l'ultimo. Al centro ho lasciato, come vedete, alto, non ho abbassato al centro, eh? Deve rimanere alto e poi lo abbasseremo dopo. Adesso affiniamo un pochino i lembi, li facciamo più sottili. Vedete, in mezzo è rimasto tipo il quadrato, deve rimanere. Eccolo qua, così che là in mezzo poi ci andrà il burro. E adesso affiniamo un altro pochino i lembi, così. Sì, questa è una procedura diversa da quella che di solito si fa. Di solito si fa il quadrato, si mette il burro. E invece questa è diversa, ma è ottima. Vediamo poi in seguito perché. Allarghiamo bene, affiniamo un pochino. Bene, direi che va bene. Adesso abbasso leggermente il centro, vedete dove è rimasto praticamente un po' alto. Lo abbasso così con il mattarello, ma non più di tanto. Come vedete c'è proprio un quadrato e là andrà messo il burro. Io adesso guardando ho visto che la tavoletta del burro l'ho fatta un po' troppo lunga, quindi fatela quadrata. Poi pieghiamo così proprio a portafoglio. Ed ecco qua, e questo è il motivo di fare questa croce, perché così vedete il burro non esce quando andremo ad allargare l'impasto. Mettiamo un po' di farina, abbassiamo un pochino così. Ok, piano piano. Adesso lo giro, ecco, e dal abbassiamo un altro pochino, prima, così, ok, un po' di farina, poi dal centro cominciamo a stendere, iniziamo allora dal centro vado giù, dal centro e vado su, in questo modo così si allarga, il burro si allarga uniforme, quindi dal centro andiamo o su o giù, iniziando sempre dal centro, fino ad allargare tutta la pasta. Facciamo un mezzo giro, giriamo, aiutiamoci con la farina e pieghiamo, facciamo le pieghe a tre, sigilliamo un pochino con le mani con il mattarello e dobbiamo fare due giri di pieghe a tre. Qui ho riniziato di nuovo a stendere, poi più avanti vi faccio vedere ancora meglio. Quindi io ho già fatto un giro di pieghe, questo è il secondo giro di pieghe. Bisogna fare due giri di pieghe, poi coprire con la pellicola e mettere in frigo. E poi ancora altri giri. Quindi adesso questo è il secondo giro. Appiccico un pochino con le mani o con il mattarello, così sigillo. Piego. Ok. E qui abbiamo finito il primo giro di due pieghe. Poi vi dico di seguito perché sennò vi confondo. Allora, qui per ricordarci che abbiamo fatto i primi due giri di pieghe, ecco, facciamo un segno, vedete, sono con le punte delle due dita. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo. Ecco qua. Io adesso ho saltato anche un giro perché altrimenti. Allora, in frigo deve stare mezz'ora. Finita la mezz'ora, tiriamo fuori il nostro pacchettino e riniziamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Io adesso non vi metto tutti i giri di pieghe che farò perché altrimenti sarebbe il video mi viene lunghissimo come quello di Rita. Se volete andate sul suo e lo vedete tutto per intero.
Ma noi questo lavoro lo dobbiamo fare 3 volte, quindi dobbiamo fare 2 giri di pieghe, mettere in frigo, poi ancora altri 2 giri di pieghe, mettere in frigo e ancora, quindi 3 volte. Ok. Stendiamo sempre dal centro in giù. In questo modo. Pieghiamo. Vabbè, insomma, cercate di farlo venire un po' più preciso. A me vedete, è venuto un pochino, però vabbè, non fa niente. Calcolando che è la prima volta che faccio questa pasta sfoglia, piego ancora. Ok. Sigillo. E qui rimettiamo la pellicola e rimettiamo in frigo. Allora, qui vi faccio vedere l'ultimo giro adesso. L'ultimo giro. E le ultime pieghe, quindi avete visto come stendere la tavoletta, come poi piegare, poi rifare un altro giro e poi mettere in frigo. Per 3 volte dobbiamo fare 2 pieghe. Per ricordarvi, perché altrimenti dimenticate, fate quel lavoro con le dita, la prima volta mettete le 2 dita e quindi avete fatto un giro, mettete in frigo, poi rimettete di nuovo il segno, quindi devono essere 6 buchini alla fine. No? Questo diciamo che è l'ultimo giro. Oddio, la farina adesso nemmeno serviva, vabbè. L'ultimo giro e a questo punto il mio lavoro è finito, posso metterla in frigo oppure anche surgelare, possiamo anche surgelarla questa pasta sfoglia, altrimenti come ho fatto io, ho già fatto uno strudel, eccolo qua. Per testare la pasta sfoglia per vedere com'è venuta e vi assicuro che è perfetta. Ok? Provate a farla anche voi. Ciao a tutti. Ciao ciao.